Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi portiamo sul canale il secondo box plus della Dream XL 2018-2019. Abbiamo finito appunto il vecchio box, ce l'avete chiesto in tantissimi. Vi portiamo il secondo box che in realtà è solo delle plus. Della collezione in generale penso sia tipo il quinto, il sesto. Quinto, sesto, sì. E stiamo davvero spacchettando tantissimo quest'anno, quindi mi raccomando ragazzi, massimo supporto per questa serie. Ragazzi, prima di iniziare mi raccomando di seguirci assolutamente su Instagram, lì vi aggiorniamo su tutte le novità relative al nostro canale, avrete notizie in anteprima, potete aiutarci permettendo a voi di scegliere quello che noi porteremo sul canale, vi proponiamo delle cose e voi ci direte cosa preferite ragazzi, quindi potete supportarci assolutamente. Quindi allora ragazzi, io vado a levare questa pellicola, in realtà non è così semplice, l'altra volta siamo andati di coltello, stavolta non siamo muniti. Ci provo, ok, vai, è andato, fatto? Vabbè, okay. Non ce ne frega del colore se va via, fatto. Non sta neanche andando via, ok, è andato un po' via, ragazzi, è sempre vero una bella emozione, lascio a voi l'onore. Vai, apriamo, bam, yeah! Bellissimo. Altro 24 bus, ragazzi, anche se siamo un po' abituati ormai a spacchettare queste figurine, è sempre molto bello aprire un box intero. Ragazzi, come al solito le 6 buste classiche, perché faremo una challenge, come al solito ovviamente. Chi troverà il giocatore con l'overall più alto, ovvero il totale tra difesa, centrocampo e attacco più alto, vincerà. Quindi tutto basato sull'overall totale. E beh ragazzi, noi speriamo ovviamente che sia plus, dovrebbe esserlo quasi sicuramente. Speriamo. Perché le edicole dovrebbero star vabbè, vendendo ormai soltanto plus. Si trovino soltanto i box plus, comunque siamo uscite da un bel po' di tempo. Abbiamo le solite appunto due buste a testa, io direi che allora è tutto pronto. Boh, inizio io come al solito, dai. Ovviamente avrete visto nello scorso box plus che si trovano davvero tantissime rare plus in questi pacchetti. La sfida è a chi trova l'overall più alto, se non l'abbiamo detto. Sì, speriamo sia plus. ho paura ragazzi, che non vedo plus. No, questo è Gollini, che ha 198. Anzi, secondo me non è plus, 214 Zukanovic, plus, tutto ah, a posto. Okay. Meno male. Acqua, 220. E vabbè, questo è il mio migliore per ora, 220. Abbiamo poi Ceccherini, portiere, no, non è vero, non è portiere. È un difensore della Fiorentina Plus. Due rare. Due centrocampisti. Ah, oh, questa secondo me è super rara. Questa, ah, 2,38, la mia migliore bene, per ora bene. Questa. Con Brian Cristante Super Draft, quindi queste altre basi non sono servite a niente. Seconda rara, 2,79. Wow. Che dirà Plus. E quindi diventa lui il mio miglior giocatore con l'overall più alto. Difficile da battere. 279 è un bellissimo overall, è un altissimo punteggio. 90, 92, 97, mamma mia. Giocatore molto equilibrato, uno dei migliori centrocampisti. Tu trovi allenatore. Allenatore, vabbè. Che in questa challenge proprio non ci voleva. Oh, vedo allenatore, un idolo sul fondo, vabbè. Un altro allenatore, va bene. È plus sicuramente. Adesso non è stata molto fortunata questo giro. Verami con 224 di overall. Caprari con 220 di overall. Quanto ha di overall? 225. Ma quit, però è il tuo quit, migliore. 220... No, sì, è il tuo migliore, ok. Allenatore Velasquez con 5 di overall, vabbè. Ovviamente, sono gli overall dei portieri, degli allenatori, sono andiamo più bassi. Andiamo a vedere... Oh, Allegri con 14 di overall. Questo ragazzi ci mancava, abbiamo trovato tra quelli là olografici, ovvero tra i migliori, Di Francesco della Roma, Allegri appunto ora della Juve, Ancelotti del Napoli, mi sembra che manchi penso solo Spalletti dell'Inter, sì, poi i migliori penso forse ci sia anche Gattuso, non lo sappiamo, forse anche Simone Inzaghi, però abbiamo trovato subito Allegri e Ancelotti tra i due migliori allenatori. Ah, 225, 225, sì. Già. Vabbè, quindi il tuo migliore a 225 sia Malquit sia Schiattarella idolo, facilmente superabile. Basta, molto facile. Basta qualsiasi carta più rara dell'idolo e sappiamo come la manita abbia la mano calda. Ci proviamo, ragazzi. Dai, ci vuole un top player qua. Beh, finiamo. Speriamo di trovarlo uno di quei giocatori potenti. Noi teniamo sempre in Higuain top player plus, anche se un Ronaldo, un Icardi mica farebbero male, farebbero infatti. Farebbero di certo schifo la nostra collezione. Allora, queste sarebbero le rare. Ok, ragazzi. Musa Barro, che se non sbaglio forse ci manca. 218. Sì. E subito secondo. E subito secondo con 2,39. Juan Cuadrado, ragazzi. Ebbene, Juan Cuadrado, secondo subito. Secondo subito, 2,17. Clavan. La plus. Altra plus, penso sì. Top plus, Digital Axalt, ragazzi. Digital Axalt è il tuo secondo migliore, se non sbaglio. Sì, 2,29. Ora le rare, al tatto come sono. Questa secondo me, no,
No, niente di che. Vabbè, proviamo. Pam, idolo. 2,33, quindi sempre quadrato il migliore, ma è sempre più forte anche della carta. E bam, 2,44. Ho avuto paura e mi superassi. Iron Man, no, purtroppo no, però mi avvicino. Iron Man Allan. Abbiamo Allan Iron Man. Non lo so, non mi sembra di ricordarlo, però è del set base. Noi gli Iron Man le finimmo, quindi teoricamente dovremmo averlo. Proprio. Lo troviamo molto raramente. E beh ragazzi, io ero primo, vado con l'ultimo pacchetto. Spero che i ragazzi non troveranno tante card fortissime. Dai, un allenatore già un... Però c'è attaccante qua dietro. Aia. Non ho sentito il tatto, ma non mi sembrava un top player. Vabbè, André Silva con 225. Io poi Serna con 216. Filippo Romagna 211. Oh, questo ci manca sicuramente. Miralles, sì. Top plus della Fiorentina, bello acquisto. E l'allenatore, che è Andrea Azzoli, allenatore dell'Empoli. Ragazzi, l'ultima card della mia apertura, vediamo un po' di che colore è. È un super draft. Super draft. Keita Baldé, 2,38. Penso sia il secondo migliore, no? Sì, sì, è il secondo migliore a pari proprio di Cristante. E quindi loro sono i due migliori delle mie aperture. Ragazzi, chiudo con 279, con questo Khedira. E boh, spero che gli altri Khedira non facciano di meglio, sinceramente. Penso sia difficile fare di meglio. Allora, io mi fermo 200, per ora 225 come overall più alto, che è veramente un punteggio bassissimo, ma qui c'è... Basta una rara, ti basterebbe una rara di quella importante. Vedo già super draft, quindi potresti avvicinarti a Simone. Ok, allora, un'unica rara, vabbè. Devi sperare in quella rara. Purtroppo Alessia oggi è sfortunatissima. Ciciretti con 215 di overall. Luis Alberto con 233 di overall. Gerson con 222 di overall. Un altro allenatore, ragazzi. Che vabbè, Ballardini con 6 di overall. E ok. Casilleo con 218. Sì, gli è andato un po' di più, sinceramente. Vabbè. Andiamo a vedere. Vabbè, centrocampista sappiamo già che è il super draft, l'abbiamo visto. Dorato, Emre Can 2,47. Alessia è seconda. E questa è la notizia, perché ora Simone non sappiamo cosa troverà. Ai ragazzi, qui Simone, la situazione si ora... fa brutta. O prende questo secondo posto, se lo riconquista, o resta terzo, oppure vediamo se riesce addirittura a fare il sorpassone della vita e a diventare primo. Comunque, ottimo centrocampista Emre Can, ottima trovata per Alessia. Guarda, non male. Prima momento quelli della Juve sono quelli con l'overall più alto, facendoci caso, eh. Che dire, Emre Can, c'è Allan del Napoli player dietro. Come ovviamente Keita dell'Inter, Cristante. Io quadrato come secondo. Quadrato della Juve, sono ovviamente le squadre migliori che hanno un player con l'overall più alto. È comprensibile. Non mi aspettavo certo di trovare la carta più potente nella spalla, però senza fissare ragazzi, la spalla. Mettete un attimo pausa e scrivete qui sotto, secondo voi, che carta rara trova Simone. Vediamo chi riesce a indovinare. Beh ragazzi, noi speriamo ovviamente nel tuo player. E allora Simo, scuotimento. Voi ci credete? Ragazzi, dai, credeteci. Noi ci crediamo, Simo. Basterebbe anche una stella di quelle là prepotenti. Basterebbe anche riuscire ad aprirlo. È troppo potente, ragazzi, questo pacchetto. Non vuole aprirsi e trova un allenatore. Oh, però vedo qualcosa. Ah, no, è un idolo. Idolo. Mannaggia. Simone rischia di arrivare terzo. Oddio. C'è un attaccante anche. Potresti aver trovato due rare. Oddio. Simone non sa come girare l'allenatore. No, infatti, guarda. Vabbè, facciamo così. Bam, allenatore. Ok, Inzaghi, quindi non è tra i rari. Pensavo fosse tra i rari. No, no, a quanto pare. Un altro allenatore. Doppio allenatore. Mi vuole male questo gioco. E troviamo semplici. Semplici della spalla. Ci manca. Molto bene. Un centrocampista che è Brighi, 2-10. Non si benissimo. Può, allora sei ancora un attaccante. In ultima posizione. Aspetta, facciamo vedere prima l'idolo. No, vai pure. Vabbè. 2,45. Okay, miglioro, ma avvicina, non arrivo. Si avvicina, ma non arriva ad Alessia con 2,45. Guardati di questa prima. Ok. Con l'attaccante. Aspetta. Abbiamo letto tutti. Bam! 2,22. Sì, questo attaccante non ha più di 2,47. Simone è terzo. Ed è una notizia. Ai, ragazzi, la vedo dura. La vedo dura. Giriamo. Bam! 2,22. Pavoletti. Ragazzi, Simone è arrivato ultimo in una challenge. Triste. Io non ci posso credere. No ragazzi, nessuno di noi ci può credere, questo è un momento triste per tutto quanto noi di Paranormal Comics. Ragazzi, quindi il migliore mio resta che dire, arrivo primo, incredibilmente. Il migliore di Alessia è un altro centrocampista, sempre della Juve, sono gemelli questi due, Emre Can. E per Simone il migliore resta ovviamente Allan, sempre un gran centrocampista, però si è fatto superare da Emre Can, ragazzi.
Beh, direi nel complesso una buona apertura. Dai, abbiamo trovato sì, delle abbiamo buone card. Trovato parecchie carte che probabilmente mancano nella collezione. Vi ricordiamo, vi rinnoviamo l'appuntamento prossimamente sul canale per tanti altri pacchetti. Se riesco ad aprire questo box, tanti altri pacchetti plus in cui troveremo tante altre belle card. Speriamo di diventare top player. E beh, che dire, io ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Beh, da Paranormal Comics è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!